Buonasera, buonasera, benvenuti in questa nuova puntata di Ne Parliamo dopo il TG, naturalmente dedicata alla politica anche questa sera, in questa idea di offrire un servizio nella presentazione dei vari candidati a sindaco alle prossime amministrative di giugno della città di Massa. Questa sera con noi c'è Luana Mencarelli. Luana, buonasera e grazie Buonasera a di te. essere venuta qua a trovarci nei nostri studi. Luana Mencarelli, consigliere comunale e adesso candidato a sindaco, al momento unica donna. Parerebbe. Parrebbe, no? All'interno di un movimento qua a Massa che è molto rosa. Sì, ha una grande partecipazione femminile, ne andiamo orgogliosi perché senza voler fare del femminismo estremo, però riteniamo che la presenza femminile sia un apporto importante, cioè è un'altra visione della politica, della conduzione della cosa pubblica. Sicuramente, quindi forse nel vostro programma, non so, viene in mente, avrete pensato a questioni, a interventi che riguardino proprio il miglioramento magari Delle pari opportunità? delle pari opportunità, oppure penso alla professione che tante volte noi donne svolgiamo con grandi difficoltà nella divisione tra il lavoro, la famiglia, i figli, la casa. Allora, il nostro programma è stato diviso in termini generali in interventi di breve, medio e lungo periodo, perché lo diciamo, ecco così, lo diciamo subito in termini generali, il nostro programma ha una visione che non si riduce magari ai 5 anni, cioè ha una visione proprio di lungo respiro, no? Però per quanto riguarda le pari opportunità, certamente, cioè porteremo io come sindaco donna, ma poi anche con la partecipazione delle altre donne del gruppo, porteremo dentro quella sensibilità che serve ancora oggi, no? Per migliorare la situazione proprio delle donne che vogliono fare politica o che lavorano. Per cui sì, abbiamo pensato a dei passaggi come, diciamo, come inizio la flessibilità degli orari dei nidi, che si deve integrare con la flessibilità dell'orario di lavoro. Ma partiamo pensando alle donne, però vogliamo arrivare a riequilibrare proprio la situazione familiare, cioè non è, partiamo dalle esigenze delle donne, ma la conduzione della casa e la conduzione dei figli deve coinvolgere anche i papà, per cui ci deve essere una flessibilità generalizzata. Generalizzata. Ludoteca, poi per esempio una cosa che manca nella nostra città per andare incontro alle donne che allattano, che hanno i bimbi da cambiare, dobbiamo pensare anche di fare dei punti proprio per essere utilizzati proprio per questa funzione, no? Già a noi per esempio nella nostra città mancano i bagni pubblici, però manca questo servizio per le donne che potrebbe essere fatto inizialmente all'interno degli uffici comunali per allargare di concerto anche con i commercianti che hanno magari un po' di spazio Spazi in più. idonei. Sì, come nelle grandi città anche italiane esiste, no? Una donna che ha bisogno di allattare o di cambiare il proprio bambino, una donna ma anche un papà devono avere bisogno di uno spazio neutro, dove possano entrare entrambi per fare questa cosa. Luana, perché ti candidi? Perché allora sì, lo si accennava poco fa, è un bell'impegno, Sì, è un bell'impegno, perché la sono. città di Massa è un territorio evidentemente complesso da amministrare. Sì. Penso proprio di sì, come penso che lo siano tutte le realtà locali, no? Perché hanno un sacco di problemi, tante cose sono state trascurate nel tempo e noi di Massa certo non abbiamo dato risultati diversi. E sarà difficile, sì, siamo consapevoli, sia io che il mio gruppo, che per fortuna ho alle spalle una squadra affiatatissima, compatta, con cui lavoro benissimo e Qui la squadra è a già cui sento, fatta. a cui la squadra intendo proprio il Il gruppo di gruppo, ma la sì. squadra amministrativa, gli assessori, è già fatta, I l'idea. consiglieri, la lista è È fatta e fatta. ti dico che sabato la presenteremo, ok?
E per quanto riguarda gli amministratori, ci stiamo ragionando, abbiamo tante risorse interne, ma come abbiamo già detto altre volte, ci siamo aperti anche all'esterno, perché l'importante per noi è mettere la persona giusta. Avevo letto. Sì, la professionalità, che spesso non è fatta solo di titoli, lauree, titoli, ma è fatta proprio di volontà e di credere, avere passione a risolvere delle cose, a mettersi sotto, perché effettivamente ci sarà parecchio da lavorare. La decisione è stata presa così come ho preso tanti anni fa la decisione di fare una politica più attiva, quindi di poter in qualche modo partecipare alla vita. In politica dal 2007, per la prima volta e subito col Movimento 5 Stelle, in un momento estremamente delicato, perché colpevoli noi giornalisti più di tutti, non abbiamo spiegato che cosa fosse quel blog di Grillo. Sì. Abbiamo riservato, io penso, la punizione maggiore che si può riservare a qualcuno al debutto che raccoglie le istanze della popolazione, che è stato il silenzio. Nessuno si è sforzato di capire che cosa fosse quel blog, che nel frattempo incominciava a raccogliere tante adesioni, no? È stato snobbato, dobbiamo dirlo, e ecco l'ex comico che organizza cose, il Vaffadei, e quindi colpevoli noi non abbiamo avuto come cittadini e neanche come giornalisti la percezione effettiva che questo movimento si stesse muovendo e stesse raccogliendo effettivamente le istanze, le lamentele, i borbottii, no, di tanti cittadini che erano delusi, amareggiati, schifati tante volte, no, della politica tradizionale. E ti avvicini quindi a questo movimento che sta nascendo. Sì, era proprio ai suoi primi passi, sì, perché non era nemmeno movimento, cioè erano proprio gruppi di persone che si riunivano sotto, cioè questi gruppi che si chiamavano gli amici di Beppe Grillo, proprio perché si prendeva spunto dal blog che lui conduceva, e abbiamo cominciato a raggrupparci e a borbottare insieme, no? Cioè a ragionare sulle cose che ci sembrava non fossero corrette, non andassero bene, avessero bisogno di nuove proposte. In effetti è vero, ci siamo scontrati con la difficoltà che si ha inizialmente ad accettare i cambiamenti, per cui siamo stati... Sì, sì, ma giornalisticamente, voglio dire, un analista molto attento come Marcello Foa spiegava che eravate fuori dal frame, no? Tutti noi ragioniamo all'interno di una cornice, tutto ciò che esce fuori da questa cornice non fa parte di noi, non fa parte del nostro pensiero, e quindi tendiamo psicologicamente, no, ad escluderla, ad accantonarla. Invece il movimento cresce. Sì, siamo cresciuti nonostante tutto, perché nonostante tutto, noi sì. Siamo sì, veramente perché noi siamo stati nelle piazze. Guarda, anche quando poi abbiamo avuto la possibilità di diventare movimento nel 2009, sì. E perché poi avevamo provato a presentarci come amici di Beppe Grillo, cioè nella nostra evoluzione abbiamo provato, poi ci siamo costituiti in movimento nel 2009, quindi abbiamo iniziato il nostro percorso. Nel 2013 ci siamo presentati, siamo entrati in consiglio comunale, ma non abbiamo mai perso il rapporto diretto col cittadino. Noi per esempio, anche da quando siamo in consiglio, non ci siamo limitati all'attività consiliare, no? Abbiamo per esempio portato avanti per questi ogni anno, quindi sono 4 anni, questo sarebbe il quinto, che noi organizziamo come movimento itinera, cioè durante il periodo migliore dell'anno, l'estate, portiamo all'esterno, quindi nelle piazze, nei quartieri, nelle frazioni, portiamo le nostre riunioni proprio per invogliare la gente a partecipare, per avvicinarla, ti raccontano quali sono le loro criticità, le esigenze e anche l'elaborazione di qualche proposta. Abbiamo per esempio un anno provato a redigere, proprio a scrivere le interpellanze insieme a loro da portare in consiglio comunale, perché pensiamo che sia veramente l'anello indispensabile, cioè il cittadino
ok che delega dei rappresentanti certo. da mandare nelle istituzioni perché tutti non ci potremo entrare, no? È questo il nostro format, però abbiamo bisogno che la gente rimanga sveglia e vigile. Con tutti, anche qualora governasse il Movimento 5 Stelle. Il cittadino deve rimanere consapevole, partecipare e collaborare. E in questo veramente ci crediamo e l'abbiamo dimostrato proprio non sottraendoci mai dalla piazza, ecco, anche nei momenti in cui... È una piazza anche del web o è una piazza soltanto fisica, voglio dire? Sono tutte entrambe, sono entrambe. Tutte e due, sì. Qui la vostra campagna sui social, proprio in termini anche di coerenza per il modo in cui il movimento è nato. Sì, sì, noi porteremo le nostre cose anche nelle piazze. La nostra sede, per esempio, noi abbiamo cercato una sede che è in Piazza Garibaldi. Ecco, diciamola, in Piazza Garibaldi a Massa. È in Piazza Garibaldi, ci siamo tra... Vicino a Mondo Operaio, dove era Mondo... Okay, sì, sì, erano proprio i fondi di Mondo Operaio che si è trasferito nell'angolo, sì. diciamo, no? Sono proprio quei fondi lì perché noi cercavamo una finestra, cercavamo proprio l'apertura massima verso la città. Lì abbiamo due meravigliose finestre su Piazza Garibaldi e è una sede che è stata rimessa, riattata all'uso che le volevamo fare proprio con tutto quel calore, quella passione che contraddistingue il nostro gruppo. Abbiamo lavorato insieme, chi ha piellato, chi ha cartavetrato, chi ha tinto. Ovviamente ci abbiamo avuto due creativi che ci hanno dato la mano, che fanno parte del nostro gruppo. Abbiamo utilizzato tutto materiale di recupero. Però è bellissima, cioè voglio dire, vieni, perché grazie, volentieri, si respira volentieri. Proprio l'aria così di diciamolo affetto. Che lì presenterete il vostro programma tra un paio di settimane, ma sabato presentate la lista, sempre sì. in sede. Sì, sabato a che ora? Alle 18. Alle 18. Presentiamo la lista dei candidati consiglieri. Allora, vieni qua con questo faldone. Sì, è un faldone, è giusto che i cittadini lo vedano perché questi sono solo gli atti che abbiamo presentato noi come Movimento 5 Stelle in questi anni. Atti discussi. Atti discussi perché in questo faldone ci sono mozioni e ordini del giorno che sono stati presentati e quindi messi in votazione che diventano patrimonio di tutto il Consiglio Comunale. Ci sono delle segnalazioni di situazioni critiche che abbiamo fatto. Ad esempio? Ad esempio ci sono buche sulla strada che possono essere pericolose e allora... Molte? Sì, ce ne sono molte, ma alcune sono più critiche o in punti più critici. Comunque sempre fatto con l'ausilio dei cittadini, che magari ti segnalano o con noi attivisti che comunque siamo tanti per cui nel territorio ci abitiamo e queste cose le vediamo oppure strisce... buche sistemate, buche pericolose buche, sistemate. Sì, buche sistemate anche perché in autotutela è bene che siano riparate perché sennò ti apri anche a dei ricorsi di richiesta da anni. Anche cioè... sulla base del faldone, che valutazione dai di questi... di questa attività di questi 4 anni all'opposizione in consiglio. Io ti devo dire. È stata un'opposizione serena, ora ultimamente vediamo che. La nostra opposizione, senti, per quanto ci abbiano sempre detto, continuano a ripetere, oppure di tenere bassa l'attenzione sul Movimento 5 Stelle, no? In termini generali, che noi non abbiamo, non facciamo proposte, ma siamo sempre contro, non è vero, questa è la dimostrazione. Abbiamo lavorato, abbiamo fatto un'opposizione come deve essere l'opposizione, cioè deve essere decisa quando serve che sia decisa, deve essere propositiva quando c'è bisogno di collaborazione e di proposte e deve anche accettare. Noi abbiamo anche votato a favore di atti presentati da un altro partito o dal partito di maggioranza o dagli altri perché è proprio questo il nostro modo di ragionare. Noi lavoriamo sulle idee, non sui colori dei partiti. Una buona idea è una buona idea in senso trasversale. Pensate L'unica... che sia uno dei motivi del successo elettorale? Ma, cioè questo sganciamento dall'apparato, dal... Senz'altro è un motivo, uno dei motivi di successo ed è uno dei motivi di difficoltà. Perché quando la tua intenzione è di modificarlo, questo sistema, che... è sotto gli occhi di tutti, non ha portato benessere, non ha portato qualità della vita
tu vuoi andare a modificare questo sistema, intervenirci, ovviamente susciti anche delle opposizioni più o meno dure, ed è quello che rende difficile il lavoro alle amministrazioni 5 Stelle. Sulla base anche di quella che è stata l'esperienza abbastanza recente di Carrara, no? Un movimento come il vostro, che appunto, come si diceva, nasce per essere oppositivo, alternativo, si ritrova ad amministrare una città sulla base di scelte magari anche già fatte e a lungo termine, a doverle gestire, a non conoscerle. Come si mette mano quindi al governo della città, anziché all'approccio invece tipico, diciamo, del movimento per come è nato e che ha subito, lo vediamo anche sul piano nazionale, un cambio di rotta completo, e quindi ora siete chiamati ad amministrarla, la città, il paese. E quando nel caso di Vittoria, nel nostro caso, ma nel caso di Carrara o tantissimi altri comuni dove abbiamo avuto la fortuna di vincere le elezioni e andare a governare, ovviamente devi fare i conti con ciò che troverai. Carrara, per esempio, la prima cosa, cioè entri con il tuo programma, ma non sei in condizione di poterlo mettere in atto il giorno dopo, almeno nella sua globalità, perché aprendo i cassetti trovi delle delibere scomode che non sono state attuate, ma che, esistendo, è un'eredità delle amministrazioni passate e devi risolvere come problema. Per cui, come faremo? Quelle che, ripeto, ragionando sempre sulle idee, quelle che saranno accettabili saranno messe in atto, saranno concretizzate, quelle che non ci convincono perché vanno contro i nostri principi cercheremo di modificarle nell'ambito della normativa. Che certo devi fare anche il conti che se annulli una delibera magari va incontro a qualche ricorso. Luana, parlavi di un'idea, di un programma di ampio respiro che quindi ha un concetto, diciamo, vasto, lungo, oltre i tempi della legislatura. Sì. Stando dentro, no, proviamo a rimanere dentro la legislatura e a dare dei termini di scadenza, non so, ipotizziamo 10 giugno elezioni, che cosa entro Natale? Cioè, che cosa noi come cittadini di massa potremmo percepire concretamente di un cambiamento che avviene nella fisionomia della nostra città? Il cambiamento della fisionomia dal 10 giugno a Natale, no, siamo la fisionomia sì, sarà sì, non diciamo basteranno. Che qualcosa, ecco, diciamo qualche input, ecco. Allora, noi possiamo dire immediatamente che noi abbiamo intenzione di riportare al centro la dignità del Consiglio Comunale, che non mi sembra che ultimamente sia molto tenuto in considerazione questo aspetto, quindi possiamo fin da adesso garantire che ai cittadini di massa che se vincessimo le elezioni noi daremmo alla città un consiglio che lavora, perché è compatto, noi non siamo divisi da correnti interne, per cui le decisioni, come le abbiamo sempre prese attraverso la condivisione delle idee, lo faremo anche governando una città e arriveremo in consiglio comunale compatti, quindi se hai una maggioranza che non ti tradisce, non ti delude, i lavori vengono svolti nei tempi rapidi. Ecco. Ok, fondamentale, no? Cioè, penso naturalmente che sia avere, prima, sì. Proprio per governare, però come cittadini noi più che l'essere amministrati abbiamo bisogno proprio della percezione, no? Sì. Ecco, quindi bene l'amministrazione che funziona, la macchina amministrativa che è ben oleata, però le tasse le viviamo sempre come troppo alte, citavi la buca della strada. Allora ti do uno scoop, facciamo così, ti do uno scoop, un'anticipazione delle nostre intenzioni. Allora, noi faremo l'assessorato alla sicurezza e al decoro. Questa è, diciamo, un'anticipazione, no? Questo tipo di assessorato non c'è mai stato,
Però noi nel nostro contatto continuo con la città, anche in itinera, sempre, ogni volta è uscita fuori questo problema, il problema del decoro, del degrado che vediamo nella città e questa sensazione di insicurezza. Per cui noi abbiamo pensato di fare proprio un assessorato, quindi con una professionalità, una persona che sappia cosa significa e quindi che diventi un punto di riferimento costante per il miglioramento della qualità di vita dei cittadini e per la vivibilità della città. Questo l'assessore dovrà avere un costante rapporto sì, con le forze dell'ordine, con la polizia locale, sicurezza, indubbiamente, certo. Con la polizia, vigili urbani, no? Sì, sì, deve esserci perché tra l'altro è indicato dal decreto Minniti che poi è stato trasformato nella legge 48/2017. È indicato che ci debba essere questa collaborazione attraverso determinati strumenti che noi, ad esempio, la formazione del personale, okay. E lo scambio informativo, l'interconnessione tra le varie forze dell'ordine con la nostra polizia locale, perché la polizia locale è quella che vive, diciamo, più strettamente il territorio e non può essere messa a parte di quello che accade, no? Quindi se succedono scippi, furti, anche la polizia locale deve essere coinvolta in questa cosa perché sa che in quella parte di territorio magari più soventemente accade quel tipo di reato. Lo scambio dei dati, perché anche i nostri vigili devono poter accedere immediatamente, ecco, per rendere anche più operativa e più veloce l'operazione della polizia, deve sapere se una targa corrisponde a qualcuno di segnalato, no? Per poter intervenire più velocemente, quindi ci vuole questa interconnessione dei database, questo scambio informativo, cioè deve essere proprio, poi ci vuole un lavoro dentro le scuole, ci vuole un'educazione alla legalità. E quindi bisogna lavorare dentro le scuole, cosa che è stata un po' rallentata negli ultimi anni, no? Un tempo la polizia ci andava, però non so se continua ad andarci anche adesso, ma ci vuole veramente un'opera più costante. Sicuramente sì, la polizia postale all'interno delle scuole sappiamo che da diversi anni ci deve poter andare, però anche proprio l'assessore per il web, però era per le problematiche, bisogna proprio educarli al rispetto delle regole, che facciano anche delle proposte, e questa sarebbe il principio, diciamo così, della sicurezza integrata. Poi però il nostro assessore, a parte che sarà un lavoro di squadra quello della giunta, cioè gli assessori con le varie deleghe dovranno lavorare in maniera coordinata e tutto insieme, perché ricordiamo che il nostro progetto è un progetto a 360 gradi della città, non si può parlare di turismo se non si parla di sicurezza. Sicurezza. Posso dirti anche questo? Sì, prego. Anche noi contiamo molto anche sulla sicurezza partecipata. Io non so se tu sai che nel nostro territorio ci sono due splendidi esempi di gruppi di vicinato, uno a San Carlo e uno a Massa, in pratica si chiama gruppo di vicinato Lungo Frigido. E sono i cittadini, non che intervengono, certo, perché non possono segnalano e non devono intervenire, però che tengono sotto monitoraggio il territorio. E questo è una collaborazione fattiva molto utile per le forze dell'ordine, perché lo sappiamo che sono sotto organico, hanno pochi mezzi, eccetera. Per cui se il cittadino fa quel lavoro di monitoraggio a rete stretta del territorio, certo, loro si trovano già avvantaggiati con un pezzo di lavoro fatto. Fatto. Diciamo. Sicurezza e degrado, no? Sicurezza e degrado. Maria Rimassa, ora 10 giugno le elezioni, la stagione balneare, e abbiamo a Marina, soprattutto dovrebbe essere il salotto, uno dei due salotti buoni, no? Della città, soprattutto nell'estate, nel periodo estivo ci sono diversi aspetti che non tornano, no? Con un concetto così di accoglienza turistica, e penso per esempio a quei due o tre alberghi tra i quali uno proprio in centro
abbandonati. Quello fa parte del degrado. Di per esempio, sì, no, no, ma guarda, guardando la piazza, ecco, diciamo così, guardando Piazza Betti, no? Sì, quindi perché senza poi sono i punti di degrado, come originano l'insicurezza. No? Come si fa? Lì bisogna intervenire con la pianificazione urbanistica, prima di tutto. Ecco, che sarà pronta ora, Questo io sul regolamento urbanistico non me la sento né di essere positiva, no, né di essere di fare previsioni. I tempi ad oggi sembrerebbero finiti da un pezzo, perché l'iter di questo regolamento urbanistico è ancora molto lungo. A parte che ci sono ancora tante osservazioni da prendere in esame e portano via tempo, ma quando anche il Consiglio Comunale fosse arrivato a prendere in visione tutte le osservazioni e a approvare, è un'approvazione senza efficacia, perché deve essere mandato in Regione Toscana, visto che non sono stati completati dei passaggi precedentemente alla pianificazione, deve tornare in Regione e deve essere valutato dalla Commissione Paesaggistica, perché come ha indicato la Regione, tra l'altro, nella sua osservazione specifica, non c'è coerenza con il PIT, che è il piano regionale, no? Quindi la Regione Toscana dovrà vagliare questo regolamento urbanistico non efficace nel momento. Valido ma non efficace. E dovrà vedere, dovrà valutare questa coerenza, per cui ci potranno essere delle cose che, nonostante magari qualche aggiustamento accetta e accoglie, ma ci saranno anche delle indicazioni che dovranno essere messe in atto. Quindi dovrà tornare in consiglio, dovrà essere rivista armonizzato il regolamento alla luce delle indicazioni fatte dalla regione, e si potrà passare all'approvazione effettiva. Tanti, perché prima di essere inviato in regione all'atto ultimo dell'approvazione inefficace deve essere armonizzato il regolamento prima di essere spedito in regione, rivista la cartografia da consegnare alla regione, e qui ci vorrà un mese e mezzo, due. Poi deve essere spedito in regione, la regione ha 60 giorni di tempo per revisionare il regolamento e rimandarlo. Due mesi, tre mesi, quattro mesi. Siamo ad aprile, deve essere approvato entro il 24 luglio, siamo decisamente molto stretti. Poi, non lo so, potranno essere chieste delle proroghe. Però ecco, ti dico, non colonie, so, oggi come oggi non so. Colonie sul lungomare. Le colonie sono una parte molto importante sia del degrado, sia della sensazione di insicurezza, perché dove c'è un degrado proprio materiale, lo sappiamo anche in altri punti di Marina, no? Sappiamo che attira la criminalità, perché magari ci si svolge poi del... lo spaccio, eccetera, cioè poi comunque che biglietto da visita è. Le colonie fanno parte del regolamento urbanistico, che dovranno aspettare l'approvazione del regolamento per poter fare qualcosa. Quindi siamo immediatamente all'estate 2019. Siamo, sì, grosso modo siamo all'estate. Ora, qualora dovessimo vincere, gli scenari cambiano con il regolamento approvato o il regolamento ancora da inviare alla regione. Cambierebbe. Sarebbe migliore per voi la seconda di queste due possibilità? Sì, ti dico, perché a noi come Movimento 5 Stelle non piace come è stata impostata questa pianificazione. Io l'ho anche detto pochi giorni fa ai progettisti, secondo me non c'è una visione di città in questo regolamento, ma c'è una vecchia maniera di pianificare. L'esistenza degli ARU, la cementificazione, cioè pare di risolvere o pianificare un territorio solo concedendo di colare cemento. Noi siamo contrari. A chi poi viene fatto colare il cemento? Sembra che, diciamo, per come è disegnato. Sì, sono grandi ARU, molti, ecco, sono grandi ARU, forse non daranno impulso all'edilizia locale. Allora, no, ecco. No. Noi infatti siamo sempre stati favorevoli per il cemento zero, perché il nostro territorio va salvaguardato, il nostro territorio è fragile ed è stato anche, diciamo, utilizzato non proprio
pensando alla salvaguardia ambientale. Però cemento zero, come si fa? Cemento zero nel senso non nuova edificazione, si utilizza il riutilizzo e il recupero di ciò che c'è, e noi a Massa abbiamo tanto da recuperare, abbiamo anche 6.000 unità abitative vuote che si tenta di vendere, per cui capisci bene che la risposta alla nostra città non è fornirgli altre unità abitative, che nessuno ci garantisce di vendere a chi, anche perché prima di ricominciare a vendere le unità abitative a qualcuno dobbiamo provvedere a riqualificare il nostro territorio, e lì si passa attraverso la parte di programma che si occupa di questa cosa. Allora, Luana, avrete un bel da fare. Avremo un bel da fare. Sì, avrete un bel da fare, siete determinate, però, e quindi noi intanto ti ringraziamo. Abbiamo toccato soltanto alcuni punti, diamo quindi appuntamento tra 2 settimane quando presenterete il programma, che ora state cercando di giustamente armonizzare in un'ottica che riguarda la città, l'idea di città. Stiamo armonizzando perché vogliamo riuscire in campagna, no? Anche per praticità, il programma elettorale è un programma per punti, no? Però noi vogliamo riuscire a far capire ai cittadini la nostra idea di città, perché se il cittadino capisce quello che tu vuoi realizzare, ti segue e non pretende il giorno dopo che tu già abbia fatto un'opera mirabilante, no? Però capisce, ti segue, collabora, ed è importantissimo, perché la nostra idea, ma proprio politica, e quindi l'abbiamo riversata poi nel nostro programma, è quello di migliorare la città per i massesi. Partiamo da lì, perché se, come abbiamo fatto, ripeto, per la nostra sede, che ne abbiamo fatto un bell'ambiente dove, che è accogliente, quindi invita la gente a entrare, a parlare, a mettere sul tavolo le proprie idee da condividere, cioè così per la città, cioè il massese dovrà essere contento di vivere nella propria città, di aiutare e collaborare, di presentare le proposte, ecco, a migliorare la qualità di vita del cittadino massese, del residente, porterà inevitabilmente a migliorare qualsiasi altra cosa, cioè non possiamo parlare di turismo se non miglioriamo le condizioni del territorio. Per cui noi il primo evento che si fece, parlando di programma, si fece proprio a Villa Cuturi, perché nelle nostre intenzioni c'era quella di partire da Marina di Massa per salire e arrivare alla montagna. In genere siamo sempre un po' invece tenuti un po'. Sai cosa c'è stato? C'è stata questa abitudine di vedere il territorio a comparti separati, no? Marina, il centro e la montagna. È un po' il montagna, nostro territorio, così, però, che ci induce a fare questo ragionamento. Ma non tanto, no, direi, perché facendo così poi ognuno di questi comparti si è sentito solo e abbandonato, no? E invece noi dobbiamo trovare, ed è questo che noi abbiamo messo nel nostro programma, la capacità di far lavorare il nostro territorio, quindi dal monti al mare, in maniera coordinata, anche quando programmi il turismo, che lo devi fare a lungo termine, devi pensare che non si lavori solo 3 mesi col turismo balneare. Noi dobbiamo lavorare possibilmente tutto l'anno. Potremmo. Sì, noi abbiamo delle condizioni ambientali, abbiamo delle condizioni paesaggistiche, ma anche artistiche, che ce lo potrebbero permettere, e quindi noi puntiamo su queste cose. Il Castello Malaspina, la Villa della Rinchiosa, devono essere rivalorizzate, messe Villa Cuturi, messe in un contenitore che comunichi e che offra un elenco di cose per attrarre le persone nel nostro territorio. Certo, non si può prescindere dal recupero del degrado, dalle bonifiche del nostro territorio, sì, che ambiente, purtroppo, certo. Sì, e l'ambiente, diciamo che è il padre di tutte le cose. L'eredità è pesante. Sì, l'eredità è molto è pesante. Molto pesante. Sì. Noi ci ritroviamo questo territorio ammalato. Sì.
e noi Chi fa invece ammalare fa malare i anche cittadini, per cui no, niente, sono tante le noi? Non cose sarei un sindaco impegnato. impegnato, questo sicuramente, lo sono tutti, lo saranno tutti molto impegnati i sindaci del nostro territorio. Non nel palazzo, non arroccato nel No, palazzo. assolutamente no, e ho questa idea. A me piace vivere nella cordialità e mi piacerebbe che almeno dentro, partendo dal palazzo, si potesse lavorare veramente sorridendoci, cioè ristabilire un benessere lavorativo dove si capisca che il progetto che porta avanti il movimento, il partito che vince, nel nostro caso, è un progetto che deve essere di tutti. Ognuno mette il proprio pezzettino, da chi dà un indirizzo politico a chi poi ti aiuta a realizzarlo Certo. tecnicamente, ognuno mette un pezzettino per arrivare a ottenere quell'idea di città che deve essere per tutti. Prego, Grazie Luana, grazie per averci grazie a te. raccontato la visione del vostro movimento. Grazie a voi per averci seguito. Non ci rimane che augurarvi la buona serata e darvi appuntamento alle prossime puntate di Ne Parliamo dopo il TG. Ciao.